Diventa difficile commentare una sconfitta come quella subita sabato dalla Feral Pisalo a Padova, perché se è vero che il tabellino finale recita 2-1 a favore dei padroni di casa, è altrettanto vero che il brusco KO esterno dei Leoni del Garda è figlio della prestazione della squadra di Antonino Asta. Feral Pisalo a fare e disfare, a costruire e allo stesso tempo distruggere. Una frenata inattesa, alla luce della prestazione offerta per oltre 70 minuti, che ha lasciato senza parole il presidente Giuseppe Pasini, uscito dall'impianto patavino scuro in volto. Perché la formazione di Antonino Asta domina la scena nel palcoscenico dello stadio Ugagno, segna con Gerardi il gol del vantaggio, sfiora la rete del raddoppio e poi commette due clamorose ingenuità difensive che spianano la strada ai veneti per la conquista dei tre punti. Dopo un primo tempo avaro d'emozioni ma con un predominio territoriale abbastanza evidente da parte della Feral Pisalo, la formazione verde-blu trovava il meritato vantaggio al 12° della ripresa. Perfetta la ripartenza di Simone Guerra e l'assist per Federico Gerardi, con il bomber a trovare la via del gol per la seconda volta consecutiva. Lo stesso attaccante coglieva poco dopo un clamoroso legno a portiere battuto. Il demerito della Feral Pisalo stava tutto nell'addormentarsi sugli allori di un Padova apparso sfiduciato. L'errore di posizionamento della difesa al 33° della ripresa era da fin dell'orrore, con Favalli a ringraziare e battere Livieri. Ma la catastrofe si materializzava 4 minuti più tardi con il liscio collettivo e clamoroso della difesa ed il gol dell'ex Brescia Alfa Game per il 2-1 finale. Una mazzata clamorosa, uno scivolone pesante che porta la Feral Pisalo al 9° posto in classifica, e sabato all'Ino Turina arriva il Venezia di Pippo Inzaghi.